Facciamo gli amaretti morbidi, ricetta della nonna pugliese. Abbiamo bisogno di farina di mandorle, zucchero a velo, albumi di uovo, strutto o burro. Non ho lo zucchero a velo, niente panico, me lo vado a fare. Metto lo zucchero a granelli in un macinino e macino. Dopo pochissimi minuti, ecco il mio zucchero a velo. Frullo gli albumi di uovo. Aggiungo la farina di mandorle. Lo zucchero a velo. E comincio ad impastare con le mani. Alla fine aggiungo lo strutto o burro. E continuo ad amalgamare bene gli ingredienti fino a questa compattezza. Metto un coperchio e lascio riposare l'impasto per circa 2 ore. Nel frattempo mi preparo altro zucchero a velo. Lo verso su un piatto, lì dove ho preparato una teglia ricoperta da carta da forno, acqua fredda e mandorle. Trascorso il tempo di riposo, con un cucchiaio prelievo un po' di pasta, la metto sul palmo della mano ed arrotolo a pallina tonda. La cospargo di zucchero, posiziono in teglia, bagno leggermente il ditino nell'acqua, gli faccio un buco ed inserisco la mandorla intera. Proseguo così fino a finitura dell'impasto. Adesso il nostro preparato è pronto. Li lascio nuovamente riposare per circa 30 minuti. Metto nel forno preriscaldato a 160 gradi e lascio cucinare per circa 20 minuti. Dopo la cottura giro gli amaretti a testa in giù e lascio raffreddare completamente dentro il forno. Wow, che belli i nostri amaretti! Belli, morbidi! Buoni, buoni, buoni! Adesso i nostri amaretti sono pronti. Potete servirli come dolcetto insieme al caffè oppure utilizzarli per gustose ricette, sia dolci che salate. Ciao amici, alla prossima!